Ecco qua, cari amici, vediamo cosa c'è dopo la morte. Vediamo, eh. Quando avevo 30 anni ho avuto la mia seconda bimba e col taglio cesareo è successo il fatto che mi ha fatto andare in coma e si è spaccata la placenta e sono andata via. Sono andata in una luce stupenda. Non ho visto tunnel, sono andata direttamente in questa bellissima luce e lì ho incontrato un essere grandissimo, enorme, lo guardavo dal basso, una tutto di luce, meraviglioso, che mi emanava un amore indescrivibile, non c'è paragone. Io sto cercando di dirlo in parole mie. Ecco cosa c'è dopo la morte, capito? C'è un essere meraviglioso, un essere di luce. Ma ciò che è strano è che nessuno dei nostri cari, nessuno dei nostri cari, i nostri genitori morti, i nonni morti, nessuno viene mai a raccontarci queste belle cose, per cui noi dovremmo fidarci delle persone che hanno avuto un'esperienza di premorte. E va bene, ma questo non basta ad assicurarci. Venissero i nostri cari che sono già morti a raccontarci queste belle cose, perché non vengono i nostri cari che sono già morti, perché non vengono a raccontarci tutte queste belle cose? La conoscete voi la risposta, cari amici? Se la conoscete, fatela conoscere al Serafino Massoni. Ok, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da tutte le migliori opere di Serafino Massoni.